Super sfida in campo e sugli spalti, cornice spettacolare, 13.000 spettatori, battuto il record più recente, 11.165 presenze in B, semifinale playoff con la Verona maggio 2019, da Catanzaro 1.500 sostenitori al seguito della squadra dell'ex Vincenzo Vivarini. Nel Pescara rientra Plizzari, torna titolare Lescano, Jabouà preferito ad Aloy davanti con Cuppone, appunto Lescano, anche Tupta, novità sostanziale, ultima gara da titolare per lo slovacco lo scorso 1 ottobre col Monte Terosi, Catanzaro con l'11 tipo, assenti Gatti per squalifica, Rolando causa infortunio. Rispetto al match con la Gelbison, torna dal primo minuto Biasci, finora 8 gol al suo fianco Iemmello, 9 reti, capocannoniere del girone C. Sunas recuperato nel ruolo di suggeritore, parte dalla panchina l'ex Pontisso, dirige Di Marco della sezione di Ciampino. Sono le prime schermaglie di questa partita, ripetiamo 13.000 spettatori presenti all'Adriatico Giovanni Cornacchia, in quadrato Alberto Colombo che dà subito le prime indicazioni. La partita è molto attesa, c'è questo spunto di Van de Putte che sposta il pallone, il cross perfetto per Scitum che prende il tempo a Milani, imparabile il colpo di testa per il portiere del Pescara Plizzari, 1-0 Catanzaro al quinto minuto del corso del primo tempo. Si mette benissimo la partita per la squadra di Vincenzo Vivarini, inquadrato proprio dalle telecamere di Eleven Sport, il colpo di testa di Scitum, secondo sigillo in campionato per il croato ex Spezia Cosenza e Regina. Intanto ancora Catanzaro con Van de Putte dal limite, la punizione con la sfera che sfiora la traversa della porta difesa da Plizzari, poi il traversone di Milani, male il difensore Martinelli, colpo di tacco di Jabouà e guardate il braccio staccato dal corpo di Scognamillo che era già stato ammonito. Il rigore era solare, sarebbe stato anche espulso il difensore del Catanzaro, sarebbe probabilmente cambiata la partita, ma l'arbitro è di un altro avviso. Intanto una conclusione di Van de Putte, il giocatore più pericoloso della formazione di Vivarini, si rimane sull'1-0, 43esimo, la più bella azione del primo tempo del Pescara, combinazione tra Jabouà e Tupta e c'è un intervento salvifico letteralmente di Brighenti, come un gol fatto sull'esterno tentato dallo slovacco col portiere a terra, dunque salva un gol praticamente, sembrava fatto da parte di Tupta. Brighenti, grande esperienza, classe 89, il calcio di punizione in avvio di ripresa, 55esimo, del solito Van de Putte, la difesa resta a guardare, Martinelli schiaccia imparabilmente alle spalle del portiere Plizzari, 2-0 Catanzaro al 56esimo, il gol del capitano Luca Martinelli, classe 88, 34 anni, il prossimo 20 dicembre è stato lasciato completamente solo, si lamenta Brosco per una presunta spinta ai suoi danni di Biasci che gli fa perdere la posizione, l'arbitro non vede nulla, però insomma non mi pare che ci siano gli estremi di un fallo. Il gol del Catanzaro, 2-0 la rete, ripetiamo, di Luca Martinelli, classe 1988, che aveva sempre perso l'Adriatico con le altre squadre, vale a dire Juve Stabia, Cittadella, due volte con il Foggia. Il Pescara prova a reagire, il tentativo di Cuppone, qui ci sono le proteste ancora da parte della squadra biancazzurra, una presunta spinta ai suoi danni di Biasci che va a dare una mano ai compagni del reparto arretrato, l'arbitro lascia proseguire. Poi Fulignati, il suo lungo rinvio, il colpo di testa a centrocampo, il tentativo ora per Cuppone, il destro viene sporcato, facile preda il pallone dell'estremo difensore calabrese ex Perugia e Trapani. Ancora Pescara che qui però perde palla, perde proprio Tupta, Cianci è entrato in corso d'opera per Van de Putte, il suo destro la traversa, trema ancora la traversa di Plizzari, dunque timbra la traversa Van de Putte, praticamente un spreca da posizione più che privilegiata l'esterno belga, classe 1996, ma passano soltanto pochi minuti, 79esimo, il calcio di punizione battuto da Curcio, subentrato che al posto appunto di Biasci, il colpo di testa ancora di Martinelli, qui male il portiere del Pescara Plizzari
che sbaglia proprio il tempo dell'uscita, tra poco vedremo lo 0-3 del Catanzaro, doppietta di Luca Martinelli, il traversone su punizione di, ripetiamo, Curcio, che aveva preso il posto di Biasci, il colpo di testa di Luca Martinelli con l'uscita vuoto di Plizzari. 0-3, una punizione sicuramente pesante per il Pescara, però il Catanzaro aveva anche colpito la traversa con Van de Putte, c'è l'ingresso in campo di Delle Monache, il suo spunto, palla in mezzo, il tentativo di Tupta, il rigore netto perché staccato dal corpo il braccio di Brighetti, che va a protestare, viene ammonito, protesta in maniera ingiustificata, guardiamo di nuovo, insomma il braccio è staccato dal corpo, colpisce la mano sul punto di battuta Lescano si fa ipnotizzare dal portiere del Catanzaro Fulignati, altro grande protagonista di questo campionato. Insomma, va tutto male al Pescara, una giornata nera, siamo praticamente ai titoli di coda col Pescara che sbaglia anche un calcio di rigore, bravo nello stesso tempo il portiere del Catanzaro Fulignati, inquadrata la tifoseria del Catanzaro, entrato in corso d'opera anche Palmiero, il tentativo di testa di Brosco e ancora Fulignati con un colpo di reni a sventare la minaccia sul 3-0 in favore dei calabresi. È praticamente finita la partita, sono 5 minuti di recupero, triplice fischio del direttore di gara Davide Di Marco della sezione di Ciampino, finisce 3-0 per il Catanzaro, davvero giù il cappello di fronte a una squadra imbattibile, 13 vittorie e 2 pareggi, 42 gol fatti, soltanto 6 subiti e ben 12 clean sheet in campionato. Il Pescara deve solo resettare e ripartire. All'Adriatico, Catanzaro batte Pescara 3-0.